Ciao a tutti, come vi avevo l'altra volta abbiamo fatto i negozi e adesso vediamo i dialoghi di un negozio di abbigliamento. Nel negozio di abbigliamento compriamo i vestiti e abbiamo il cliente o la cliente e il commesso o la commessa, quindi chi vende. Chi vende e chi compra. Chi vende è la commessa e chi compra è la cliente in questo caso. Abbiamo una cliente. Buongiorno, buongiorno. Cosa desidera? Vorrei una gonna elegante. La gonna è per lei? Sì. Che taglia porta? La 44. Abbiamo una gonna a fiori molto bella. No, i fiori non sono eleganti. Vorrei una gonna nera o grigia. Allora vuole provare questa gonna di seta? Sì, questa va bene. Dov'è il camerino? Lì in fondo. Come va? Bene, grazie, perfetta. La prendo. Quanto costa? Costa 45 euro. Ecco lei. Grazie e arrivederci. Arrivederci. Qui vediamo, nel caso in cui non vi ricordaste, la gonna è quella che mettono le donne per coprire le gambe. Quindi possiamo mettere i pantaloni oppure le gonne. E questo è un esempio di gonna a fiori. E il camerino è quello che troviamo nel negozio dove possiamo entrare, svestirci e cambiarci. Adesso vediamo le domande di comprensione del dialogo che vi ho letto. Cosa vuole la cliente? Una gonna a fiori o una gonna elegante? Quindi dovete scegliere tra A e B. Dov'è il camerino? In fondo a destra oppure in fondo? Che taglia porta la cliente? La 42 o la 44? Quanto costa la gonna? 45 euro o 35 euro? Grazie mille. Buona giornata e buon esercizio. Buon lavoro.